È venuto fuori sicuramente Rimini, noi abbiamo avuto la grande chance per fare il 2-0, forse ce n'è stata tolta una dal direttore di gara perché secondo me c'è un rigore solare. E detto questo, dopo la forza del Rimini è venuta fuori, ci ha messo lì e in quel quarto d'ora abbiamo preso quei due gol. E poi un rigore inesistente fuori di 4 metri dall'area ha chiuso la partita. Quindi io della forza del Rimini ne ero consapevole. È una squadra che soprattutto davanti ha un reparto straordinario. È chiaro che oggi la forza del Rimini è stata incentivata anche da tanti episodi che l'hanno favorito e ci hanno condannato. Noi dobbiamo rammaricarci con noi stessi perché non si può sciupare delle occasioni come quella che abbiamo sciupato nel 2-0, che secondo me non dico che avrebbe chiuso la partita, ma l'avrebbe indirizzata. Poi dopo il resto, insomma, è... Il periodo del rigore, se poi un attimo, come un fallo in aria. Ci sono 3 metri fuori aria. Già è presunto il rigore perché calciano tutti e due la palla, ma poi è 2 metri minimo fuori dall'area. In più lì prendiamo anche un'espulsione. Fabio è stato espulso. Sì, che non ha... il ragazzo mi dice non ho detto beo, quindi lì si vede che dovevamo essere penalizzati oltremodo, oltre il rigore, quindi adesso avremo un 2002 che chiaramente andrà fuori. Sai, venire a giocare queste partite già in emergenza, perché giocando ogni 3 giorni, noi è un mese che giochiamo ogni 3 giorni, siamo venuti con 2 centrocampisti di ruolo, abbiamo adattato un difensore davanti alla difesa. Fare questo tipo di prestazioni per 60 minuti dopo lascia il rammarico, anche se, ripeto, con Rimini non hai mai vinto, perché il potenziale di questa squadra, soprattutto offensivo, è tale da non poterti mai far sentire tranquillo. Però sicuramente oggi gli episodi ci hanno penalizzato molto. Passa davanti Vutai sul tiro di Ricciardi, mi pare. Passa davanti Vutai al portiere, vabbè, lì forse parliamo di centimetri, però insomma, clamoroso è il rigore per noi del potenziale 2-0 e il rigore fuori area per il Rimini che chiude la partita. Quelli, l'altro gli passa davanti, non lo so, lì è interpretazione. Però su Diallo. Però va bene così, non sono alibi, è l'analisi della partita. Io sono arrabbiato anche con i miei perché quei 2-0 lì, è vero che non c'è stato un rigore, ma noi l'abbiamo anche sbagliato in movimento il rigore, quindi può capitare, però dobbiamo essere più cattivi. Cioè non è la prima volta che non siamo cinici, e contro queste squadre qua devi essere più cinico possibile. Poi è chiaro, dopo ripeto, ci è girato tutto male, gli episodi sicuramente non ci hanno favorito e quindi abbiamo perso, ma io non ho niente, scrivetelo a caratteri cubitali da rimproverare a questa squadra che da un mese mi sta dando non l'anima di più. In un mese è passata dal 6º posto con delle partite da recuperare sicuramente, ma le partite da recuperare non sono sinonimo di punti, li devi fare i punti, ok? E questi ragazzi li hanno fatti, ad arrivare addirittura a sentire parlare di eventuale spareggio playoff. Quindi questo è merito dei ragazzi, anche oggi hanno dato tutto, poi è chiaro, per vincere su questi campi devi essere perfetto tu, deve girarti anche un po' bene, oggi... siamo stati perfetti per 60 minuti, non abbiamo chiuso la partita, qualche episodio ci ha girato storto e Rimini il secondo tempo è venuto fuori col suo potenziale offensivo e noi anche un leggero calo fisico l'abbiamo avuto, abbiamo pagato la partita di mercoledì col Forlì, questo è ovvio. Però, ripeto, ho poco da rimproverare ai ragazzi, mi dispiace per loro perché erano molto amareggiati alla fine della partita. Beh, è un'occasione importante quella, al di là... sì, c'è la bravura di Adorni, però è un'occasione importante per poter, voglio dire, chiudere, però insomma la puoi indirizzare bene la partita sul 2-0 per te. Però siamo poco cattivi sotto porta, anche nel primo tempo, che secondo me abbiamo fatto un grande primo tempo, siamo andati in vantaggio 1-0, ma tante potenziali situazioni, cioè noi non le percepiamo con la cattiveria giusta, non andiamo dentro con la rabbia giusta. E se non hai quello fai fatica a trovare i gol. Comunque dovete darti anche all'allenatore per fare, perché ha perso l'unità, ce l'ha. Ma questo
la squadra deve dire grazie a se stessa, perché da un mese a sta parte sta dando tutto. Io ho provato a mettere dentro un po' di autostima, di fiducia, di togliere paura che c'era addosso per la situazione di classifica che c'era, per tutte le vicissitudini che erano state passate. E ripeto, se oggi i ragazzi a 3 partite dalla fine sono arrivati a giocarsi una partita dove potenzialmente noi potevamo veramente, facendo un'altra impresa, perché vincere qui sarebbe stata un'impresa, rientrare nella zona playoff, vuol dire che hanno fatto tanta roba, perché il percorso oggi è il 30° giorno che io sono qua, non è un mese pieno, e abbiamo giocato tante partite. Voi capite che insomma non è stato facile fare questo percorso e ribaltare una classifica da come l'avevamo trovata. No, il prossimo anno, guarda, io voglio adesso finire al massimo queste 2 partite, perché tra 48 ore, se non altro, dovrò far la conta lunedì e martedì di tutti gli acciaccati infortunati, provare a finire al massimo il meglio possibile, perché lo meritano questi giocatori, lo merita la società per tutto quello che ha passato quest'anno. Quindi abbiamo l'obbligo di finire il meglio possibile queste 2 partite, e poi dopo ci prenderemo tutti una pausa, un po' di relax, che credo che ce ne sia bisogno, e poi vedremo. Credo che sia quello che tu hai detto sia un'analisi giusta, nel senso che prima tempo abbiamo sofferto un pochettino quello che era la squadra avversaria, anche perché, come diciamo, loro sono, è un'ottima squadra composta da elementi importanti. Poi nel secondo tempo è venuto fuori il cuore di questa squadra qui, e credo che il secondo tempo sia stato un secondo tempo di livello importante, e ci ha dato la possibilità di vincere questa partita che sulla carta era certamente molto difficile. La Pregese lamenta il rigore che ha creato il buon faccio quest'anno. Io ero talmente distante che non sono in grado di poter verificare o dire che era un rigore da dare o da non dare. Credo che sia nella dinamica delle squadre, l'arbitro ha deciso così, vuol dire che c'è il rigore. Rispetto alle altre partite, cosa fa? Il Rimini o la Correggere? Sì, noi. Anche sì. Il pubblico, no, chiaramente era un fattore importante, perché giocare la prima partita col pubblico sicuramente anche sotto l'aspetto emotivo poteva comportare un qualche cosa di difficoltà, però credo che nel secondo tempo la squadra si è liberata e credo che abbia. Nel primo tempo? Sì, sì, sì. Sì, però dobbiamo anche pensare che noi il campionato sta andando alle lunghe, una giornata estremamente calda, la partita anche di domenica mezz'ora col Progresso, abbiamo speso tante energie sia sotto l'aspetto fisico che mentale, anche durante la settimana ci siamo dovuti un pochettino gestire perché qualcuno aveva qualche acciacco, però oggi sono andati in campo e credo che nel secondo tempo hanno dimostrato quello che loro volevano, cioè noi volevamo la vittoria e la squadra l'ha ottenuta. Importante anche per la classifica, perché insomma adesso avete scalato una posizione, ma insomma gli altri non vogliono. È importante vincere, intanto che noi vinciamo è una cosa che alla fine gli altri ci interessano poco, l'importante era vincere e poi, come dico, alla fine vedremo quello che dice la classifica, ecco. Però vorrei fare innanzitutto un complimento ai giocatori, ai ragazzi che hanno nel secondo tempo, posso dire che hanno messo il cuore oltre l'ostacolo, hanno fatto una partita di testa, di volontà e di sacrificio in modo particolare. Ringrazio intanto di Cali, sì. Ha recuperato il dinamismo che forse nel primo tempo era un po' mancato. Diciamo che Paris ha dato una mano, specialmente per quanto riguarda il discorso della fase difensiva, che ci ha dato la possibilità di recuperare tante palle. È un giocatore che è importante, è un giocatore che per noi riveste un ruolo importante, e oggi ha dimostrato ancora una volta che quando è entrato, come domenica è entrato, ha fatto una prestazione importante. Ma io era inizio settimana avevo avuto un po' un fastidio dietro al flessore la coscia destra, però poi in settimana dopo da venerdì ero stato sempre meglio, anche sabato alla rifinitura mi sentivo bene, diciamo al 100%.
Ho sentito verso la fine del primo tempo un pochino contrarre, sempre nella stessa zona, e forse avrei anche potuto continuare, però secondo me avrei rischiato, anche se il secondo tempo non abbiamo, ecco, poi rischiato tantissimo, tranne un paio di situazioni, però se dovevo stare al 100%, cioè ho preferito non rischiare, visto che comunque abbiamo compagni che stanno altrettanto bene, quindi dai, poi è andata bene così, quindi sono contento, dai, per la partita, per quello che abbiamo fatto. Perché era molto importante, diciamo, per la classifica, perché insomma un avversario diretto al Correggese, quindi l'avete quasi scommessa, adesso potenzialmente insomma mercoledì già potreste mettere in archivio il playoff, secondo me è una qualificazione. Sì, sì, era una partita abbastanza decisiva, come era, come dai, come lo sono un po' le ultime di questo campionato, con questa vittoria credo, ecco, sicuramente credo che loro non ci possano più raggiungere, e abbiamo, dai, fatto un passo importante per il raggiungimento dei playoff. Ora, dai, ci manca un ultimo passettino, dai, credo che con un altro piccolo sforzo possiamo raggiungere intanto questo obiettivo, che comunque ci dà un po' di soddisfazione, dai. L'obiettivo minimo, no? Ci abbiamo detto tante volte, quello dei playoff, seppure se consideriamo la piazza dove siamo, la società, insomma il blasone e anche, diciamo, le aspettative, sicuramente i playoff penso sia un obiettivo minimo per quello che si merita una piazza come il Rimini, nonostante sia comunque sia stata una stagione abbastanza complicata, lunga, beh, questo l'abbiamo detto diverse volte, però poi dopo quando ti trovi lì l'obiettivo è quello, quindi seppur minimo nel nostro piccolo, comunque noi siamo contenti se lo raggiungiamo, ed è importante, dai, porsi sempre degli obiettivi. Ma diciamo che innanzitutto il calcio è uno sport di squadra, quindi non credo da solo di aver cambiato la partita, perché comunque siamo una squadra e la partita l'abbiamo cambiata infatti di squadra. Siamo entrati con un altro spirito, ma tutto sommato secondo me anche il primo tempo non l'abbiamo interpretato malissimo, anzi i primi minuti abbiamo creato anche palle gol. Il problema è che su un'unica ripartenza siamo andati sotto e lì ci ha un po' complicato il percorso, però il secondo tempo, vista obiettivamente dal campo, l'ho vista in prima persona, secondo me siamo stati più cattivi, più cinici, più concreti, e abbiamo meritato di portare a casa questo risultato alla fine, tutto qui. Poi io sono contento di come sono entrato, però c'è da fare di più, non bisogna mai accontentarsi. Dove eri quando il tuo rigore di Casolla, del quale si discute molto, eri vicino? Ero dietro, non ho visto se era dentro o fuori, da come dicono, se c'aveva il piede dentro o il piede fuori. Vi dico la verità che vi direi solo delle cavolate, perché obiettivamente lo dovrei rivedere dalle immagini, perché non l'ho visto benissimo. No. Avete rimesso in piedi una partita che in qualche modo può essere un po' più chiudere, però insomma vi dà una bella spinta verso i playoff. Sì, questa partita sicuramente ci dà una bella spinta e una bella carica per affrontare poi la partita di mercoledì, che secondo me sarà ancora più decisiva, perché arrivando alla fine del campionato tutte le partite sono decisive e prendono ancora più valore. E adesso dobbiamo subito scordare però questa vittoria, perché tra due giorni ci ripresentiamo qua e dobbiamo portare a casa di nuovi tre punti e ipotecare almeno in parte i playoff e cercare di obiettivamente trovare la posizione migliore, perché poi con gli scontri eccetera saremo un po' più agevolati se riusciamo a posizionarci il meglio possibile. Sensazione dopo mesi di giocare davanti a un po' di pubblico lontano, questo momento piazza, però diciamo che Rimini i tifosi sono sempre calorosi,
e quindi giocare davanti a loro è tutt'altra cosa che giocare a stadio vuoto. È sempre un'emozione, e a prescindere, perché comunque sia ti danno una carica diversa, e secondo me anche il secondo tempo tutti quanti siamo scesi con una carica diversa, anche perché dobbiamo dimostrare di più e quello che sappiamo fare ai nostri tifosi, che giustamente ci chiedono tanto, ma giocando per il Rimini siamo obbligati a vincere e a dimostrare ogni partita. Sì, è stato un gol importante che ci ha dato la spinta per vincere questa partita, anche se si è visto da subito quando siamo andati in campo il secondo tempo che abbiamo avuto molto molto più coraggio del primo, e alla fine ci ha premiato. Niente, ho ricevuto una palla tra le linee di Simoncelli, e Lugnan mi ha fatto una sovrapposizione che mi ha liberato l'uomo e ho calciato forte verso la porta. Sì, sembra che sì, forse un interessamento di Ambrosini. Sì. Mi sembra di sì, che lui ha cercato di colpirla, sì. Comunque insomma, la protesta era per un potente fuorigioco. Che non c'era, ovviamente. Tu te ne sei accorto subito? Sì, sì. Però diciamo che se fosse stata in posizione regolare, insomma, era giusto, perché senza quella finta probabilmente il portiere non sarebbe stato. Beh, cioè, certo, certo. Poi il cattivo era, diciamo, il paratore, chiaramente, di magari non è l'arbitro che decide, in quel caso ha deciso che. Perché qua adesso lo rivedremo. Loro hanno protestato molto, uno per uno, parli da rigore, l'occasione che hanno avuto, hanno sbagliato il gol. Anche su quella bisogna rivederla, perché secondo me il piede era dentro, il piede di Casolla. Sì, però era in uscita, quindi magari è caduto fuori. Però logicamente è un'azione veloce, non riesci nemmeno a. Non c'è il VAR, quindi non possiamo. Come? Oddio, lui si è messo avanti, è andato a colpire la palla, l'altro. È stato bravo, è molto bravo Casolla a mettersi avanti. Come ho detto prima, secondo me era in aria, poi il fallo c'era, meno male che l'ha dato, così ci ha dato la possibilità di chiudere la partita subito e di gestirla un po'. Ho provato anche quel logo finale? Sì, ho visto il portiere che era fuori, ci ho provato. Senza anche se non c'era tantissimo pubblico, però sarebbe venuto giù il nome dentro. L'importante è provarci, senza successo. Diciamo che nel secondo tempo hai giocato diversi metri più avanti. Sì. Molto spesso è sulla linea degli altri. Sì, il mister mi ha spostato mezz'ala destra con pari davanti alla difesa. Ho detto prima, abbiamo avuto più coraggio anche a stare più in alto, a pressarli più in alto. Il fraseggio è stato molto più veloce e quello ci ha premiato.